Amici, bentornati al gioco da tavolo Time. Questa volta però giocheremo insieme a Beatrice, super nerd e appassionata di manga e di anime. Bea, benvenuta. Grazie mille Jessie, grazie per avermi voluta qui, perché oggi faremo un gioco molto particolare che andrà a toglierci dalle tensioni di ogni giorno. È un gioco che si concentra molto sulla spiritualità ed è Mandala di Asmodee. Ma che cos'è un mandala, ragazzi? È un antico sacro rituale che consisteva nel creare una mappa simbolica del mondo grazie all'utilizzo di sabbia colorata. All'interno dello stesso rituale, poi, questa mappa veniva presa e distrutta lanciandola all'interno di un fiume. In questo modo veniva rappresentato l'eterno cammino di vita, morte e rinascita. Ma passiamo al gioco. La prima cosa che voglio mostrarvi è il tabellone. Ed è morbido. E quindi sapete che mi piace tantissimo. Ed è suddiviso in zone. Abbiamo al centro questo corridoio che rappresenta la montagna e poi abbiamo il fiume. Entrambi i giocatori lo devono utilizzare. Poi abbiamo la zona dedicata alla coppa, dove andremo a riporre le nostre carte sabbia, quelle che abbiamo in mano, che sono di 6 colorazioni diverse, proprio per emulare il rituale antico e che consentirà anche a noi durante la partita di trovare la pace dei sensi. Le azioni che andremo a fare sono 3. Costruire la montagna e pescare, oppure decidere di accrescere il campo e non pescare, o ancora pescare e poi scartare. Ma ora vediamole tutte nel dettaglio. E quindi costruiamo questa montagna, no? Una volta che il nostro mandala sarà completo, reclameremo tutte le carte dalla montagna e le porteremo sia al nostro fiume sia alla nostra coppa. E perché invece decidere di accrescere il campo e non pescare? Beh, perché poi con il proseguire del gioco la persona che avrà il vantaggio sarà colei o colui che ha più carte disposte nella plancia di gioco e quindi potrà pescare per primo dalla montagna. Se invece non potete o non volete giocare a carte, vi basterà scartarle dal vostro mazzo e pescarle dal mazzo di pesca. Ma cosa vuol dire completare un mandala? Vuol dire avere in gioco, nel campo, almeno una carta di ogni colore. Quando giocherete una carta dovrete stare attenti alla regola del colore. Ciascuno dei 6 colori delle carte sabbia potrà essere utilizzato soltanto una volta in una delle 3 zone del mandala. Ma come si conclude questa partita appassionante? Beh, è molto semplice, quando finiscono le carte pesca oppure quando uno dei giocatori aggiunge la 6ª carta al suo fiume. A questo punto chiaramente si andranno a contare i punti e si decreterà il vincitore o la vincitrice. The King of the Queen of Spiritualità. Mandala potrebbe sembrare un gioco tranquillo e spirituale, ma in realtà potrebbe svegliare i vostri peggiori istinti. E quindi riuscirete a diventare zen? Oppure no? Ma prima di scoprirlo, è tempo di un altro momento rilassante, ovvero la lettura. Grazie ad Asmodee possiamo immergerci in atmosfere magiche anche grazie alla letteratura, come ad esempio quella tratta dalla lore dei nostri giochi preferiti. Esatto, magari anche di supereroi, fumetti, serie TV, insomma, veramente chi più ne metta. Io ad esempio ho Libertà e Giustizia per Tutti, basate sulle storie di Triage e Tempus degli X-Men, che è praticamente la nuova generazione e che chiaramente dovranno combattere il male. Invece io ho Il Varco nel Vuoto, che è tratta dalla lore di Twilight Imperium e tratta di Wormhole, di ciurme coraggiose che si battono per la pace nel mondo. Quindi molto molto interessante, soprattutto per gli appassionati di fantascienza. Temi strong oggi. Temi strong. Fantastico. Ha ha ha!